Ad Ostuni è possibile visitare per tutta l'estate la mostra fotografica del fotografo Valente. Scatti all'America Latina, un appuntamento che si inserisce nell'ambito dell'estate ostunese, in particolare in questo servizio. Estate 2013 all'insegna della Sud America per il noto fotoreporter ostunese Salvatore Valente. In Corso Cavour, quasi nei pressi di Piazza Libertà d'Ostuni, al Palazzo Bungaro, è già possibile visitare la sua mostra con scatti realizzati in Argentina, Bolivia e Cile, dove qualche mese fa il fotoreporter ostunese ha fatto tappa per più di 3 settimane. Un percorso prettamente paesaggistico, spiega Valente, e gli ultimi scatti realizzati in quei posti suggestivi sono oggetto di questa mostra a tema, allestita, come dicevamo, presso Palazzo Bungaro in Corso Cavour ad Ostuni. Continua dunque la scalata del fotoreporter ostunese, che ha centrato diversi importanti riconoscimenti negli ultimi anni, conquistando il primo premio nella sezione protagonista uomo nell'ambito del concorso nazionale promosso dall'agenzia viaggi Avventure nel Mondo e dal magazine Oasis. Le foto premiate sono innumerevoli. Ricordiamo in particolare che nel corso del viaggio in Vietnam del Nord ha realizzato una foto premiata proprio nel concorso a cui facevamo cenno. Ma la passione per i viaggi e per la fotografia permette a Salvatore Valente di essere tra i finalisti dei concorsi più prestigiosi in campo internazionale per quel che concerne la fotografia. Ed ora, dunque, godiamoci questi scatti sudamericani di Salvatore Valente. Ieri sera appuntamento al Foro Boario di Ostuni con alcuni protagonisti dell'edizione di Amici di Maria De Filippi, fra loro anche l'ostunese Angela Semeraro. Il servizio. C'erano tutti o quasi ieri sera: Angela, Greta, Verdiana, Pasquale, Emanuele, Anthony, Antonio e Ruben. Parliamo degli studenti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che hanno allietato e fatto emozionare il folto pubblico di ogni età arrivato ad Ostuni, dai paesi anche limitrofi, per vedere i propri beniamini sul palco del Foro Boario, uno show di danza e musica. I ragazzi di Maria De Filippi si sono alternati sul palco con canti e balli. Greta, con il suo disco d'esordio Solo Rumore, ha cantato il suo singolo L'Estate, un brano che ha composto lei stessa. E poi Emanuele, la sua Una nuova dimensione, e ancora Verdiana con i brani dell'album Lontano dagli occhi, e la padrona di casa, Angela Semerano, originaria proprio della Città Bianca. Insomma, una serata tra amici che ha portato una ventata di novità in questa caldissima estate 2013. Da oggi sino al prossimo 15 agosto, i primi 300 ingressi dell'Acqua Park Egnazia sarà donato un gadget della Wind o un libro. Vediamo di cosa si tratta. Cosa c'è? Volete sapere cosa stiamo facendo oggi, 15
qui ad Acqua Park Egnazia. Allora, sono circa le 10:20, a 20 minuti dall'apertura, questo banchetto che era stracarico di libri, di gadget della Wind, libri Mondadori, ormai, beh, vedete, è quasi agli sgoccioli. 200 sono le persone all'incirca che hanno usufruito di questa promozione, tanti gli altri che potranno usufruirla fino a quando non finiremo, ed è una cosa particolare. Perché? Perché noi immaginiamo che in un parco acquatico le energie si consumano, le energie intendo dire quelle fisiche, e allora noi stimoliamo o attraverso il libro oppure attraverso altri giochini di prendersi una pausa, una piccola pausa di relax. Ma vi pare poco mettersi sull'ombrellone, anzi sotto l'ombrellone, e sfogliare così un libro? È un momento ideale, attorno alle 2, le 3, le 14, le 15. Insomma, ragazzi, queste sono le tante novità che noi vogliamo dare a voi in questa splendida realtà. La più bella cosa dell'estate 2013 che potete trovare in Puglia è qui, a Capitolo, Acqua Park Egnazia. Ci vediamo, ragazzi, è vero che ci vediamo? Guardate come sono sveglie queste ragazze. È presto ancora, è presto, sono le 10:20. Devono ancora svegliarsi, basta io. Ciao! Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento va alle notizie nazionali di ADN Cronos. Subito dopo c'è il meteo. Grazie ancora. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Incendi, brucia la Sardegna, 4 i feriti. PD, il congresso si terrà il 20 e il 21 settembre. Lahore, evacuato il personale dell'ambasciata statunitense. Situazione difficile in gran parte della Sardegna a causa di oltre una dozzina di incendi scoppiati sull'isola. 4 i feriti, 1 è grave e in coma. Sono stati evacuati quasi un intero paese, una colonia penale, e sono circa 2.000 gli ettari bruciati dalle fiamme. Si terrà il 20 e il 21 settembre il congresso nazionale del Partito Democratico. Durante il congresso si discuteranno le regole per le elezioni primarie. Ad annunciarlo è stato il segretario del Partito Democratico Guglielmo Epifani. Gli Stati Uniti hanno fatto evacuare tutto il personale non essenziale dall'ambasciata di Lahore, in Pakistan. La decisione del Dipartimento di Stato americano è arrivata in seguito a un allarme per il rischio di attentati terroristici nell'area. Con la crisi è boom di sequestri di oro e argento. Nel corso del 2013 ne sono stati sequestrati oltre 179 kg, l'86% in più rispetto al 2012. Aumentano anche gli arresti per il traffico illecito da parte della Guardia di Finanza, oltre il 200% in più, con 52 persone fermate nel corso dell'anno. Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della donna di 40 anni morta di parto a Nicosia. Sulla vicenda la procura del piccolo centro siciliano ha aperto un'inchiesta. Sono 6 le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati. Un aereo militare si è schiantato all'aeroporto di Mogadiscio. Sono almeno 4 le persone rimaste uccise. A bordo dell'aereo c'erano 6 persone e il velivolo, che era in fase di atterraggio, è stato divorato completamente dalle fiamme. Orrore in Florida, dove un uomo ha ucciso la moglie e pubblicato la foto del cadavere su Facebook. Attraverso il social network il 31enne ha motivato il gesto dicendo di essere stanco degli abusi della donna. Dopo l'omicidio si è consegnato spontaneamente alla polizia. Giornata all'insegna del buon umore a voi tutti, cari amici. Previsioni per venerdì 9 agosto 2013. Stige allenta la morsa di caldo facendo diminuire le temperature su gran parte delle regioni. Entriamo subito nel dettaglio. Al nord di Cali si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi, molte nubi sulle Alpi settentrionali con frequenti rovesci o temporali, più soleggiato altrove. Al centro inizialmente molte nubi sulle Marche con qualche debole piovigine, poi rovesci interesseranno nel pomeriggio gli Appennini centro-meridionali dall'Umbria fino al Molise.
Continua l'ampio soleggiamento su tutte le regioni meridionali, salvo qualche piovasco sui rilievi campani, e dentro la notte piogge raggiungono le coste tirreniche della Campania e della Calabria. Venti che soffiano tutti dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi su tutti i mari saranno mossi. Vediamo ora che cosa ci dicono le temperature previste per questa giornata. Minime sempre stazionarie, con locali diminuzioni al nord, ma con valori compresi tra i 15 e i 25 gradi. Di giorno, come anticipato, farà un po' meno caldo e così registreremo non più di 35 gradi al nord, fino a 36 gradi al centro e ancora temperature sui 38 gradi al sud, come previsto a Bari. Cari amici, l'aggiornamento si conclude qui. Tra poco entreremo nella settimana centrale di agosto, dove le ferie sono d'obbligo. Se partite a controllare il traffico sulle nostre autostrade, non è una cattiva idea. Il meteo.it offre questo servizio con il traffico in tempo reale su tutte le autostrade italiane. Clicca sul link viabilità e poi la voce meteo autostrade e mettete in viaggio sereno e tranquillo. Il meteo.it, il sito che non vi abbandona mai. www.salentovacanze.com. Il Salento in un click.